per presentarvi e soprattutto chi ci parlerà di questo volume. Io non sono degno di formulare dei giudizi critici, ma certamente Gianluca Mercadante, scrittore, critico, giornalista, e Luisa Pacelli, poetessa e italianista, sono le persone più adeguate per andare a scavare in questi 17 racconti, in cui Guido Michelone dà di sé una veste che abbiamo già visto, ma certamente portata, direi, a delle conseguenze molto, molto, come dire... Vi state domandando come? Ho 22 anni e faccio la puttana. Occhi grigi, capelli biondi, statura media, anzi superiore alla media, e faccio la puttana. L'ho scelto io. E ne parlo così, senza mezzi termini, senza inutili eufemismi. Trovo ipocrita, come fanno certe mie colleghe, dire sono una massaggiatrice, una hostess, una accompagnatrice, una escort, tutte stronzate. Io la so, però sì. Ma, sentiamo... a scuola ti avrei risposto professore, so, ma qui bisogna che la dici tu. Ma questo libro in realtà doveva essere il secondo con Biagio Bagini, autore novarese, autore per l'infanzia soprattutto. Quello con cui avevi scritto a Charlie Chan, Piace il Jazz. E doveva intitolarsi Parigi a Vercelli. Lui aveva fatto una prima parte, una storia ambientata a Parigi negli anni 50, dove Boris Vian, che era uno scrittore e musicista vero, incontra il commissario Maigret, che sappiamo è frutto della fantasia di Simenon, e entrambi devono risolvere un caso, un giallo. Il libro era già pronto, se non che era già pronto dal 2007, se non che abbiamo noi, per nostri motivi, altre pubblicazioni, ritardato questa pubblicazione, sempre con lampi di stampa, era già pronta la copertina, eccetera. Bagini, che aveva fatto altri racconti, perché è uno scrittore abbastanza prolifico, ha dato quegli altri racconti e più o meno inavvertitamente ci ha messo anche il suo, il mistero delle 100.000 lire. Cioè, era un errore. Fatto sta che ha avuto il diktat di non far uscire la prima parte con la mia, che in fondo è il sequel del mistero delle 100 birra. Però una volta che mi sono trovato così da solo, ho visto che il racconto reggeva, aveva una sua autonomia, come anche il precedente. Era bella la formula letteraria abbastanza insolita, che non era il libro a quattro mani alla Frontero e Lucentini. E allora ho recuperato dai cassetti racconti degli ultimi 10 anni, che non ho quasi rimesso a posto. Anzi, qualcuno è anche un progetto, in teoria, di un eventuale libro, i 7 incontri straordinari, come magari poi avremo modo di parlare, era l'ipotesi di un libro con 100 incontri, che poi ho citato, no, alla fine dei 7. Anche Faccio la puttana poteva essere sulla carta... Stai citando il titolo. Sì, la prima di una serie di monologhi sulle persone di oggi, monologhi che vedo possono andare bene anche per il teatro di parola e così via. Non è detto che non li riprenda, ecco, non lo so, però... In fondo esperimento dopo esperimento. Sì, a me piace sperimentare. Ma proprio però, se il cambio delle strutture narrative in questo senso, che avviene in maniera anche piuttosto drastica, avviene proprio per questo, cioè io uso una struttura al fine di raccontare questa cosa in questo modo, oppure hai voluto semplicemente sperimentare vari linguaggi nel corso della tua vita professionale e lavorativa? Sì, è più vera questa seconda ipotesi. Io quando scrivo... Sperimentazione fine a se stessa, sì. Voglio dire, o... No, quando scrivo di fiction, devo dire, non mi pongo come critico, cerco di liberarmi la mente, cioè non ci penso proprio a dire scrivo così piuttosto che cosa. Vengono fuori più o meno spontaneamente. È chiaro che dietro di me c'è questo magazzino culturale pieno di stravaganze o di verità scientifiche, un po' di tutte e due le cose. Dal momento che non sono uno che vive grosse esperienze di vita, non sono il Jack Kerouac, lo scrittore on the road, e non sono nemmeno la persona che può ascoltare da altri storie vere,
cattive o comunque interessanti, come può fare Remo Bassini, che mi dice, lo dice apertamente, che i suoi romanzi sono frutto di quello che vede, dalla cronaca nera o rosa che frequenta quotidianamente. È chiaro che torna questo mondo qui, ecco, perché non per usare luoghi comuni, ma su certi racconti posso passare giorni interi, su altri poche ore, dipende. Comunque c'è questa scrittura molto tradizionale del primo racconto, che è quello probabilmente che dà poi il titolo a tutto il libro, Parigi a Vercelli. Perché questo? Raccontiamo un pochettino la storia. Regista, famoso francese, ecco, che viene improvvisamente a trovarsi qua a Vercelli. Devo dire che tu fai una guida turistica ed enogastronomica incredibile di Vercelli. Sono tutti citati, devo dire. Sì, è anziano. Per finire la sceneggiatura per un film sul mistero delle 100 birre, il film su Boriviane e Maigret, decide di andare via da Parigi, dove è continuamente chiamato al telefono, visitato dalle attricette, per nascondersi in una villetta presa in affitto in via Pitagora, che attraversa la brioche all'antica pasticceria Taverna e Tarnunzer, dicevamo, e rientro a casa facendo il giro largo per pensare alla sceneggiatura e buttar già qualche idea nero su bianco. Ombra e così via. Sentiamo, ecco, da Luisa, penso che tu abbia provato un pochettino a cercare un filo conduttore in questi racconti, se non tematico, direi sotto questo profilo della sperimentazione della lingua. Allora, io ho un compito negli anni fa, Guido è anche stato, tra le altre sue esperienze di vita, un mio allievo. Quindi non vorrei che i segni del tempo, la complicità di queste lingue stasera, fossero più, come dire, marchioni del solito. Dicevo che di questo compito, un po' ingrato di essere anche un italianista in me, che poi insomma la verità dei fatti, vorrei un po' sottrarmi ai margini di quello che è uno sperimentalismo coltivato, devo dire, con una attenzione che è un'attenzione malandrina, e spiego perché è malandrina in definitiva. Perché avendo dovuto essere una linguista, un italianista e non una filologa, però tengo a precisare questo, inevitabilmente ho dovuto occuparmi di quello che era anche il linguaggio proprio di questo lavoro, di questi racconti. E il linguaggio di questi racconti è un linguaggio, da un certo punto di vista, che mette in un'altalena, in un bilico costante continuo, un po' tutti i registi, dall'alto al basso, dal basso all'alto, con una, dicevo, malandrina, con un malandrino forse senso dell'equivoco che il lettore in qualche modo percepirà, ed è questo. In alcuni di questi racconti c'è una voluta, dico voluta, calcolata e ragionata, sciatteria linguistica. Sciatteria perché è parodistica fortemente di quello che è il linguaggio d'oggi. In altri racconti c'è invece una raffinatezza culturale che serpeggia in mezzo, e le citazioni, e i frammenti in cui ci sono i brani, i frammenti proprio delle canzoni. Dall'altra parte c'è, come sempre, un neologismo che non te l'aspetti ma salta fuori così. Dall'altra parte ancora c'è invece il gusto per quella che è la parola cosiddetta buona, tradizionale. Detto questo, in questi racconti c'è anche una grandissima, direi, attuale nostalgia. Dico attuale perché qualcuno ha detto in passato, visto che lui è un cultore delle letterature vicine, d'Oltralpe, la nostalgia non è più quella di un tempo. Michelone, al di là di Parigi a Vercelli, è un nome che in territori di saggistica e narrativa comincia ad avere delle nicchie di pubblico sempre più ampie, dal jazz, dalla musica al cinema, dai territori di analisi della comunicazione fino a quello delle prime esperienze narrative, ha cominciato ad abitare luoghi che vanno al di là di Vercelli. Una canzone cantata nella nostra lingua, l'italiano. Remo Parigi, in ascolto della sua trasmissione preferita, pensò:
che la canzone sia bella, o che si faccia ricordare, o che posso canticchiarla sotto la doccia o fischiettarla molto presto la mattina. Poi Beh, ho pubblicato proprio in questi giorni un nuovo libro di fiction di narrativa che si chiama Parigi e Vercelli, sottotitolo 17 nuovi racconti, perché sono effettivamente 17, anche se il primo racconto occupa metà libro, diciamo che è anche un romanzo breve, mentre gli altri sono dei flash, 16 flash stavolta brevissimi. C'è un po' di tutto in questo tipo di narrativa. Io nei racconti ho parlato di belle ragazze, di pittori, di jazzmen, di poveracci, di ricasti, di tutto un po', con la mia vena ironica, qualcuno dice sperimentale, io l'accetto come un complimento. Sarei molto contento di poterlo presentare anche a Parigi, dopo averlo presentato a Vercelli e in molte città italiane. D'altronde, se si intitola Parigi a Vercelli, vuol dire che un certo feedback dalla Ville Lumière, capitale della Francia, una piccola cittadina vercellese di provincia con la squadra in C2, magari qualcosa di in comune c'è. Vercelli, Guido ritorna con una vena narrativa che risente di una cultura francese e di una cultura musicale, artistica, letteraria di grande spessore. Io ritengo che sia un vero divertimento, ma anche una grande riflessione profonda su delle radici che sono importanti per noi, e poi soprattutto un viaggio letterario bellissimo. Quando Guido dice che mi piacerebbe presentarlo a Parigi, credo che anche a Parigi si potrebbero apprezzare la letteratura di Guido Michelone, perché le coordinate di Guido sono coordinate in cui la musica, la filosofia, la letteratura francese vivono in modo magnifico e probabilmente diventano anche degli stimoli alla conoscenza dei personaggi che abitano il libro.